Ciao a tutti ragazzi, sì, sono sempre io, Murri, qua per vostra sfortuna, è l'84esima volta che provo a registrare questo video perché mi crasha sempre il programma, va! Ragazzi, siamo qua con un nuovo gioco che mi hanno proposto di provare insieme a voi, soprattutto perché c'è una sorpresa molto molto succulenta, che però non vi dirò adesso perché altrimenti voi vedete la sorpresa e chiudete il video, invece no! No, la dirò un po' più avanti, ma non skippate il video, l'avete fatto, vabbè. Ciao a tutti ragazzi, qua sono Jax Murri e benvenuti in questo nuovo video, siamo qua su Legacy of Discord, un gioco veramente molto molto particolare, un MMORPG. Mi hanno proposto di provarlo e siccome sapete il mio passato veramente molto oscuro su questa categoria di giochi, ho deciso di giocare con voi. Ho giocato un po' io per i fatti miei, sono arrivato a livello 7 perché i primi livelli sono sempre quelli un po' noiosini in cui dovete fare sempre le solite cazzatine. Ecco, siete proprio poco rispettati a dirla giusta. Invece adesso siamo già una nobildonna di nome Michelle, perché sapete bene che io con i nomi me la cavo abbastanza bene. Svetlana e Katyusha ne sono due esempi lampanti. E abbiamo... siamo andati abbastanza avanti nelle missioni. Abbiamo raggiunto il livello 7. Ci continuano a dare doni in maniera spropositata. Per ogni cosa doni su doni. Qualche giorno pagheremo per tutti questi doni. È un gioco a gilde in cui ovviamente noi andremo a lottare nella nostra gilda e potremo fare anche il culo alle altre gilde, il che non è roba da poco. Ed è soprattutto un gioco in cui possiamo giocare in PvP e in PvE, quindi sfidare gli altri player online e soprattutto mostri online. Questa, ragazzi, è la nostra guida, che sono molto molto felice di presentarvi. Non ha un nome, ma non è realmente importante che abbia un nome. Ha tanti begli attributi che possono colmare l'assenza di un vero nome. Tra l'altro vorrei notare come hanno dato proprio una fisicità alle sue doti. Ma andiamo a vedere, ragazzi, questo chest opening, perché anche su questo gioco, come in tutti i giochi ormai, ci sono dei chest opening. Dunque ci fa acquistare, anche se gratuitamente, degli scrigni. La madò, corona della profezia. E non siamo andati a letto con nessuno per averla, quindi un doppio applauso per noi. Sostanzialmente il filo conduttore di tutta la storia è che qualcuno è venuto a rompere i maroni nella nostra terra e quindi noi dobbiamo scacciare i demoni. E ovviamente a chi tocca il compito? A noi, anche se siamo poco più delle donzelle. E siamo arrivati, come potete vedere, alla settima missione, capitolo 1, livello 7, in cui dovremmo sfidare, mi sa, questo boss qua, che ha la targhetta di Elite, ma a me mi sembra il più rachitico che abbiamo affrontato finora. Dicevo, ragazzi, come potete vedere abbiamo delle abilità che potrete upparvi con l'esperienza che andrete maturando, spaccando i culi in giro per tutto il regno. Nemici in arrivo, ma a noi non fanno troppo piacere, troppa paura. Però noi ne abbiamo sbloccate tre e quest'ultima che vi ho fatto vedere è la più cattiva di tutte. Fa spuntare un pescione ghiacciato che... già una ragazza con un pescione ghiacciato dovrebbe farvi capire il livello di paura che può infliggere. Di solito questi primi mob minions, chiamiamoli così per parlare un po' alla League of Legends, non fanno molto danno. Appena arriva il boss, devo dire che un po' di problemini cominciano a esserci, ma nemmeno troppo grandi, ecco. Battaglia boss. Capo dei pugni rocciosi. Beh, me lo ricordavo un po' più rachitico dalla foto, sembrava un po' più piccolino. Ah, hai chiamato gli amici, bravo, come a Palermo fai? Che ora che fai, mi mandi a tuo cugino? Non ce la fai a sbrigartela da solo? Quella lì che sto caricando in basso, ragazzi, che cos'è? Oddio, la nuova abilità. E non l'avevo mai usata, quindi la sto scoprendo insieme a voi. Vediamo un po' di che cazzo si tratta. Oddio, oddio, che gangbang di mosse che ho fatto. Mi dispiace tantissimo per te, figlio mio, ma mi sa che qua qualcuno ti spacca veramente tantissimo. Guarda poi quanto sei lento, sono tutti lentissimi. Ah, avevamo messo per sbaglio l'attacco automatico in cui lui fa tutto da solo. Cioè io metto tipo l'attacco automatico, mi metto così e non faccio un cazzo. Certo, va un po' contro i nostri principi, ma se volete solamente expare senza andare troppo nel sporcarvi le mani, potete farlo. Ma ragazzi, siamo arrivati al momento del giveaway. Come vi dicevo, gli sviluppatori mi hanno fornito 10 key da utilizzare in gioco. Quindi scaricate il gioco e utilizzate queste key e avrete praticamente shoppato $20 gratuitamente. Ve le fornirò tramite Insta Story, quindi quando meno ve lo aspetterete metterò un Insta Story con le key del gioco. Se non mi seguite, ovviamente non potrete mai riceverle. Dunque seguitele, anche perché Jumpitech se no mi supera e non va assolutamente bene, ragazzi. Seguitemi su Instagram ancora una volta. Purtroppo non posso farvi vedere il PvP, non so, già ve l'ho detto. Comunque non ve lo posso fare vedere perché bisogna essere a livello 23 e ne arrivare a livello 23 comunque un po' di giorni ci si mette, considerando che sto giocando solamente da 2 giorni. Ah, ecco, Alice è la nostra, quella che ci distrae ogni volta prima della battaglia con le sue enormi doti. Ah, questo è il
boss dei boss. Ah, oddio, raga, ma sapete che forse adesso mi mette tutti i boss che ho sconfitto fino adesso da battere in una scalata praticamente fino al boss finale. Sarebbe una cosa veramente molto molto divertente e molto epica con la K. Ok, il primo l'abbiamo ammazzato. Abbiamo adesso anche la combo enorme. Mi sa che è proprio così, ragazzi. Dobbiamo sconfiggere tutti i boss fino all'ultimo. Possiamo anche un po' di MP, visto che sono gratis, quindi noi pozziamo come i pazzi. Forse siamo arrivati finalmente al boss finale. Oh, che entrata trionfale. Scommetto che uscire dal centro. Bah, però stai calmo, figlio mio. Terry Squama, madonna. Bel nome però. Beh, lui mi sta facendo effettivamente abbastanza male, ragazzi. Ok, qua scappiamo che ci sta facendo cadere la sua ira. Vi giuro che io non vedo quanta vita c'ha ancora, ragazzi. Quindi sto colpendo totalmente a caso. Dovrai morire prima o poi, no? Mi sa che state prendendo troppo seriamente il detto chi lo duro lo vince. Forse quella è in alto la sua vita. E mi sa di sì, perché c'è solo quella come barra. Quindi a meno che non sia qualche altra cosa, mi sa che è proprio quella. Sì! E muori per una buona volta. E ci voleva tanto a levarsi dai maroni. Che cosa mi hai dato? Un pacco d'oro. Sei proprio come tutti gli altri. Tutti mi hanno dato un pacco d'oro. Pensavo lui mi desse un pacco di... un mega shop da fare, da mettere nel titolo. E invece non mi ha dato assolutamente nulla. Comunque, ragazzi, questo era il gioco. Nel suo inizio, come potete vedere, con questi effetti scenografici, abbiamo finito il primo mondo. Se volete nuovi video su Legacy of Discord, fatemelo sapere. Seguitemi su Instagram, perché lì farò il famoso giveaway con 10 codici tutti per voi. Io vi ringrazio per aver guardato questo video fino alla fine. Noi ci vediamo al prossimo video. Woo! Illuminati Curve.